prima giornata di saldo di questo 2021 che si prospetta non con poche preoccupazioni, quindi per quanto riguarda i cittadini, quanto saranno disposti a spendere per il loro budget e se per i commercianti risulterà insomma quella boccata d'ossigeno auspicata, è quello che siamo andati a sentire. In giro per saldi questa mattina? Sì, siamo in giro e niente, cerchiamo qualche negozio per comprare qualcosa di carino. Qual è il budget che si potete spendere in questo momento? A massimo 200 euro questo mese. Sui 100, 150, 200 euro. 150, poco, pochissimo, cioè in realtà meglio non spendere. Senta, da commerciante questa prima giornata di saldi, è presto per dirlo, ma insomma come si prospetta? Si prospetta bene, perché dopo tanto tempo che le persone sono state in casa, secondo me hanno più voglia di uscire, di comprare, vogliono approfittare delle occasioni, quindi secondo me sarà una buona giornata. Il tempo è dalla nostra parte, quindi speriamo bene. Sì, ho comprato per mio figlio un maglioncino. Prima giornata di saldi basterà insomma per tirare una boccata d'ossigeno voi commercianti? Ma direi assolutamente di no, è il primo giorno dei saldi, ma i saldi ufficialmente sono cominciati, buongiorno, sono cominciati naturalmente all'inizio di gennaio con le promozionali, quindi cominciano oggi in ritardo, ma naturalmente non ci aspettiamo di recuperare molto rispetto a quello che naturalmente è già stato fatto. Comunque, ben vengano i saldi. Darò un'occhiata, vedrò se c'è qualcosa sì, volentieri, qui vengo volentieri e quindi vediamo, non lo so, sono venuta con delle amiche a vedere. Prima giornata di saldi per voi commercianti, come sta andando? Non esiste saldi, sono una farsa, perché i saldi praticamente sono iniziati da novembre. Cioè io ho fatto la vetrina estiva infatti, perché mi sembra veramente una presa di giro, non esistono saldi. Alberto Di Chiara addirittura in giro per acquisti a quanto pare. Carissimo Giorgio, sì, andiamo a fare un po' di acquisti da queste parti, andiamo a vedere. Poi questa via Gioberti, sai, è una via praticabilissima. Poi di sabato c'è un po' di confusione, ma insomma cerchiamo di sfruttare i giorni liberi. Molte persone in giro, però appunto, le spese sono minime, salvo i beni di prima necessità. Questo è quello che abbiamo riportato da questo nostro sondaggio.